Bentrovati, in questa puntata di persone io vorrei tentare, come si dice no, in maniera anche abbastanza abusata, una missione impossibile. La missione impossibile è di far parlare l'ospite e di raccontarlo diversamente da come appare, da, diversamente dal, dall'immaginario collettivo che eh, tutti hanno inquadrato. Antonio Gengaro come una persona sempre incazzata. Salve. Antonio, grazie innanzitutto per aver accettato il mio invito. Ecco, una missione molto molto difficile, impossibile proprio no. Vediamo se riesco a raccontarvi, attraverso naturalmente il racconto che lui ci farà, a raccontarvi Antonio Gengaro diversamente da come lo conoscete. E cioè per quello che c'è dietro questa scorza d'uomo sempre incazzato, sempre alterato, sembra che tu ce l'abbia col mondo, ma ce l'hai col mondo? No, <ride> eh? no, no, forse sono troppo passionale nelle mie cose, un eccesso di passione. E vediamo un po' invece di conoscere Antonio Gengaro da un'altra ancorazione, anche se naturalmente parleremo della sua, anche della sua attività politica, ma soprattutto di quel periodo eh, che lui sempre ricorda come un periodo esaltante e allo stesso tempo anche drammatico, triste più che drammatico, il periodo in cui è stato con Di Nunno ad amministrare questa città, con il combianto Torino-Di Nunno. Antonio, 54 anni, eh? ben portati, come te li senti? Eh, beh, ci sono, però credo di aver fatto... Quasi sempre una vita sana, ho sempre praticato sport per cui ci difendiamo. Poi parliamo anche dello sport, parliamo anche dello sport, però prima vorrei parlare un po' della tua famiglia. Eh, Gengaro ad Avellino significa cappelli. Significa... come nasce questa tradizione dei cappelli? dei Gengaro? Ecco, eh, la tua famiglia no? è un altro esempio della ottima borghesia avellinese ha una tradizione antica, non si è inventato niente. Come nascono i cappelli Gengaro? Guardi, un mio trisavolo, cioè il papà del mio bisnonno, si chiamava Pasquale Gengaro e aveva la fabbrica più grande delle province di Avellino e Benevento ad Atripalda, in via Rapolla, dove impiegava più di 20 operai che producevano cappelli di feltro e di lana. All'epoca 20 operai erano, una, erano un numero, eh, attenzione, 20 operai che fanno i cappelli, non i motori delle macchine, sono tantissimi. Poi che è successo? Sicuramente era un'esperienza molto importante, uh, venne l'elettrificazione nazionale, quindi nacquero le grandi fabbriche del nord, la Borsalino per esempio, e, e quindi questa fabbrica, diciamo che aveva una dimensione piccola, subì eh, la concorrenza delle delle grandi trasformazioni del nord, per cui questo trisavolo poi aveva dieci figli e per, ad ogni figlio poi eh, aiutò ogni figlio a mettere su un'attività commerciale. Il mio bisnonno Tommaso, che ha lo stesso nome di mio padre, il, tuo, è, il trisavolo fondatore era, Pasquale, era Pasquale. Pasquale. Il mio bisnonno Tommaso eh, mise su questa sua attività storica nello stretto di Avellino, in via Nappi. E quindi iniziò prima Tommaso, il mio bisnonno, poi dopo il mio bisnonno, tutti i figli diventarono commercianti e c'erano tre attività commerciali del Gengaro, anzi quattro: una delle zie, le, le signorine Gengaro, conosciute, con un altro zio più sfortunato, Luigi, che facevano sempre attività di cappelli, e zio, e zio Luigi, che aveva il negozio insieme di scarpe. Mio nonno Antonio di fronte, storicamente, prima in via De Santis dove c'erano i pullman, poi passò eh, nel, nella sede storica sotto il Palazzo Vescovile che aveva la sua attività, che probabilmente era anche la più importante, e poi Zio Alessandro invece andò, che era un altro fratello di mio nonno, in via De Santis nell'ex attività di mio nonno Antonio era una famiglia molto unita molto unita, molto numerosa occupazione del territorio commerciale di Avellino eh. E, e, eh, si facevano anche concorrenza tra loro eh, soprattutto beh, a mio nonno e le mie zie eh. una sana concorrenza Senti, poi arriviamo lasciamo un po' da parte i nonni arriviamo ai tuoi genitori i tuoi genitori che grazie a Dio godono di ottima salute eh, tuo papà Tommaso il quale papà Tommaso anche se L'abbiamo visto tante volte nel negozio, lo vediamo ancora nel negozio. Faceva altro. lui è Laureato in legge, faceva l'avvocato, ma soprattutto è stato poi per molti anni un funzionario della regione Campania. Dell'ispettorato, dell ex ispettorato agrario, ora ha, ha un altro nome. Era un ufficio molto importante perché, siccome la, la nostra provincia era agricola, era l'ufficio che sostanzialmente. Si occupava di tutti i contenziosi agrari, ma anche di dare i finanziamenti per le attività. Vedete, cui... è rimasto un ufficio importante, è rimasto un settore importante della regione Campania. Prima Quello era settore... statale, poi diventò regionale. Poi regionale e sì. oggi in parte stanno anche di, tentando di, di provincializzarlo. E mio padre è stato diciamo, uno degli architravi di questo ufficio, anche se poi mio padre ha coltivato altre passioni, era pure lui. Uno sportivo da giovane faceva, era un campione dei 110 ostacoli Senti, e però, poi è stato un grande selezionatore di setter inglesi. Aveva un cane famosissimo, Omar, col quale ha vinto gare in tutta Italia. e Questa, questa è una cosa molto bella. Senti, però, tuo padre partecipava, partecipa ancora alla vita del negozio. Ma il pilastro, ecco, la colonna portante di quel negozio è tua mamma tua mamma Bernardetta eh, sì perché mia mamma dall'inizio ha, ha aiutato i nonni mio nonno Antonio che, e poi c'era anche mia nonna Elena Sparano che veniva da una famiglia di Torelli mia nonna era orfana eh, di origine era nipote del preside Sparano che comunque era, è stata una, una personalità di, di, di Torelli, Mercogliano e mh, mia, nonna, mia mamma sin da giovanissima sempre ha sempre aiutato e ha, e ha preso la passione è il mestiere da mio nonno Antonio Senti, e continua questa attività Senti, una domanda tra il serio e il faceto no? ma tua mamma io non so quanti cappelli ha potuto soltanto a me ne avrà venduto una, una quarantina credo e devo dirti devo, lo posso dire no? quindi l'ha fatto prima che facessimo questa trasmissione non c'è stato conflitto di interesse sempre con uno sconto particolare e la ringrazio la signora Bernadette per queste attenzioni eh, mi, mi dice sempre no? quando vado nel negozio Ah, tu sei l'amico di Antonio Vabbè, insomma proprio tanto amici non siamo perché eh, spesso e volentieri abbiamo polemizzato al di là di questo la domanda tra il serio e il facetto Antonio di tua mamma no? Lei che ha venduto tanti cappelli e ecco qui io posso dire che conosce le teste degli avellinesi no? ma qual è, qual è il giudizio, l'opinione che ha degli avellinesi bello spassionato ah, eh, sicuramente la nostra attività Vive grazie agli Avellinesi, per cui c'è un sentimento di riconoscenza per gli Avellinesi. Come la positiva, poi, eh, poi, positiva, attenzione. E poi eh, mia mamma ha una capacità unica: e come entra una persona, già sa la misura eh, della testa. E poi posso anche dire che nel nostro negozio, insomma, si sono. Forniti tutti i grandi della nostra sì, città, a mia... partire da Guido Dorso. Ultimamente, la figlia di Guido Dorso, Lisa, ha comprato un cappello da mamma che si vanta a Firenze. Di questo cappello. Per, Guarda, io per immagino far... che quando tua mamma eh, ha venduto i cappelli, il cappello, i tanti cappelli a Guido Dorso, immagino. Ma no, no, con... quelli li vendeva mio nonno. Però, tuo nonno, infatti, insomma, stiamo un pochettino fuori epoca, però immagino che anche tua mamma pensando a, ai cappelli venduti a Guido d'Orso abbia pensato che bella testa eh, certamente. Eh? poi diciamo pure che il nostro negozio ha sempre avuto una clientela provinciale perché era un punto vendita esclusivo se uno voleva il borsalino doveva venire da noi se voleva il panizza doveva venire da noi poi io ero molto affascinato da bambino dai cappelli per preti Lei, se ti ricordi i preti portavano quei cappelloni enormi eh, mio nonno vendeva anche quelli, mi ricordo tantissimi monsignori che arrivavano e mettevano questi cappelli enormi e poi andavano sì, via. Continuiamo velocemente con la tua famiglia. Nel negozio eh, c'è anche... Sentite, io nomino il negozio di Giancarlo Dei Cappelli anche perché non è pubblicità, non ne, davvero non ne hanno bisogno. È il negozio di Avellino per eccellenza, c'è cioè una tradizione antica. Eh, tua sorella, tua sorella Elena, che, fa, che è avvocato, ma che comunque. Eh si sì, aiuta molto pure lei e mia mamma, insomma, stanno sempre insieme quindi eh, pure lei si sta dedicando. Tu hai soltanto a una sorella, di... vero? Sì, ho una sorella, ho una sorella. del Un 62. Velocemente anche la tua famiglia. Tu sei sposato con Maria Stella Battista, che è una dirigente scolastica, ma una dirigente scolastica in un settore, o meglio in un ambito un po' particolare, e cioè la scuola per adulti, che ricomprende anche tre case circondariane della provincia di Aveleno. Sì, mia moglie è preside, diciamo, dirigente scolastica del CPIA, che attualmente ha una sede provvisoria al primo piano del centro sociale perché ha fatto parte di questa emergenza. Diciamo delle scuole e non ha ancora una sede diciamo, propria, anzi questo è pure il momento per invitare il sindaco a dotare questo istituto importante che è l'unico che fa integrazione nella città di Avellino, perché al CPA prendono i diplomi di scuole elementari, scuole medie, poi anche, ci sono anche le superiori che non dipendono però da mia moglie, e gli extracomunitari, anche gli italiani che non sono scolarizzati. Eh, tantissimi europei che vengono in Italia e che è la, è la prima cosa che debbono fare per, per integrarsi è imparare la lingua certo. e poi diciamo mia, mia moglie ha anche delle sedi provinciali a Sant'Angelo Lombardi a 15 e poi è responsabile dell'istruzione dell nel, nel, nel carcere di Avellino, nel carcere di Ariano e nel carcere di Sant'Angelo de Lombardi. Due figli. Due figli? I tuoi due figli, i tuoi figli? Due, due adolescenti tua moglie Tommaso e Francesco. Tommaso ha 18 anni, liceo scientifico, credo, vero? Sì, liceo Mancini. E Francesco eh, 17 anni, liceo classico Colletta. Senti che rapporto? Velocemente che rapporto hai con i tuoi figli? Eh, Come sei? Eh, sei un padre severo. Guardi, è stato un rapporto splendido eh, fino a, diciamo, al compimento dell'infanzia, oggi si vivono tutti i problemi. Che, che si hanno a che fare con dei giovani adolescenti e quindi con la, la, la loro voglia di, di crescere le loro esperienze anche eh, negative vo, a volte quindi è molto difficile fare il padre c'è una bella frase proprio di questi giorni di Polito che dice che la, la, mia, la nostra generazione è quella che ubbidisce ai figli ecco io sono in questa condizione cioè, Antonio l'unica domanda che ti faccio sull'attualità perché chiaramente con te in modo particolare con te non parlerò di politica oggi, del comune di Avellino oggi, anche perché io conosco il tuo pensiero, che è molto più severo del mio ed è quanto dire. Ma una domanda però sull'attualità a proposito dei figli. No? Eh, coronavirus, c'è stato il decreto eh, l'altro giorno eh, rispetto a quando andiamo in onda in prima battuta, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutta l'Italia è zona rossa, noi siamo zona rossa, ma la domanda è come giudichi il fatto che c'è stato bisogno poi alla fine di un decreto così restrittivo rivolto, non dico soprattutto, ma anche a certi comportamenti dei nostri giovani che non siamo riusciti a correggere con la semplice raccomandazione, la frequentazione dei locali in un certo modo, eccetera, eccetera. Cioè, come giudichi il fatto che questa generazione non abbia preso coscienza del grave eh. rischio che corriamo? Perché i giovani non percepiscono la gravità della situazione, sarà anche questa obbligatura da mezzi tecnologici. Si, ognuno di noi si pensa immortale, invece dobbiamo fare i conti con questa realtà. Io credo che sia stato un fatto opportuno quello di, di chiudere i locali a una certa ora perché, eh, ripeto, almeno fino a qualche giorno fa, a partire dai miei figli non, e dai loro amici, ovviamente non c'era questa coscienza. Eh, non è tanto per loro, ma perché noi abbiamo ancora i nonni. Eh, comunque ognuno di noi ha i suoi acciacchi, quindi bisogna essere molto attenti, molto prudenti. C'era una, una bella frase che diceva Mimile Coca Cola in Avellinese vicino ai, agli Avellinesi Stat Statta a casa, diciamo, <ride> è, il, è il momento di stare a casa. Aggiungeva pure. Mbiccate, <ride> aggiungeva anche mbiccate biccate. Uh, abbiamo parlato di tutti quanti gli altri. No? Abbiamo parlato dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, dei tuoi figli, di tua moglie, eccetera. Parliamo un po' di te. Liceo classico al colletta, laurea in giurisprudenza, svogliatamente avvocato anche perché, da quello che mi risulta, fai l'avvocato praticamente a titolo gratuito. Anche perché, fammi aggiungere, oggi abbiamo più avvocati che cause. Innanzitutto c'è una crisi del Non sei innamorato di quella professione, vero? C'è una crisi del eh. settore e poi, ovviamente. Molti di quelli che hanno fatto politica poi assistono gratuitamente gli amici, i conoscenti, quindi è una professione che è diventata molto difficile, innanzitutto perché non c'è più uh, un mercato, diciamo, un, un, una, una, una realtà che, che, che supporta diciamo, questo tipo di attività. Molto gli avvocati hanno fatto anche con le vicende del post-sisma che oramai si, si, vanno, si sono esaurite. E quindi bisogna inventarsi un po' certo. una. Quindi è stata sempre mia profonda convinzione, Antonio, che eh, le persone riusciamo a conoscere le persone no, un pochettino più dentro, eh, non tanto attraverso lo sport. Tu hai praticato molto sport, no? hai fatto pallavolo. Come nasce questa, questa passione per la pallavolo? Beh, la pallavolo nasce perché mio zio Pasquale è, diciamo, è il santone della pallavolo Irpina. Eh, lui ha giocato da atleta in serie A, in serie B, poi ha fatto l'allenatore in serie B quando c'era la B e la A, poi ha sempre valorizzato oh, talenti Irpini e quindi ha inculcato anche a me da giovane. Prima la passione dello sport, che lui era titolare di una delle palestre più antiche eh, di Avellino. Prima la palestra Irpina e poi la palestra olimpica in via Benedetto Croce e quindi da giovane ho sempre praticato pallavolo, solo che poi non avevo l'altezza perché per giocare a pallavolo. Bisogna essere eh, altre. Avevo un po' il talento, ma mi mancavano altre caratteristiche. Stavo e poi che... ho sempre fatto calcio, tennis, soprattutto col maestro De Feio. Proprio in questa dove c'è la sede della televisione, noi col preside Madarazzo abbiamo vissuto una vita insieme a, a divertirci, a organizzare tornei, a fare competizioni a squadre. Ed è una passione quella del tennis che coltivo ancora oggi. Che... Con poi però attraverso il tennis, attraverso lo sport, è difficile, probabilmente, credo, dal mio punto di vista, è difficile comprendere poi il vero profilo umano delle persone, che è la cosa che mi sta riuscendo anche abbastanza bene, perché ancora non ti sei incazzato, nemmeno un poco. Spero di, di andare avanti così senza farti incazzare. Mm, ma attraverso altre passioni si può conoscere eh, le persone un po' meglio. Tu hai una grande passione da bambino, non so se ti è rimasta, quella del cinema. Eh? È vero che trascorrevi interi pomeriggi al cinema Umberto. Mio nonno Antonio era amico di Sarchiola, del commendatore Sarchiola, e nel primo pomeriggio mi lasciava, lui abitava in piazza Mendola, mio nonno, quindi proprio di fronte al cinema, mi lasciava nel cinema, quando chiudeva il negozio io mi vedevo il film un paio di volte, due o tre volte, e mi veniva a prendere. Poi c'era quella magia del cinema Umberto che si apriva. Quel tetto del Cinema Umberto, mi piace ricordarlo, l'aveva progettato Carmine Petracca che ci ha lasciato da poco e che è stata una figura professionale importante per la, per la nostra città. E quindi lì mi è venuta la passione, ovviamente prima si è iniziato con i film western, uh, Trinità, quelli comici, poi siamo passati al cinema anche più impegnati. Io ricordo perfettamente in quale cinema... E a quale ora ho visto quasi tutti i film della mia vita. Yeah, yeah, yeah. Ho una grande memoria. E un altro che mi accompagnava a cinema, nel periodo in cui andavano di moda quelli di Carati e Bruce Lee dalla Cina con furore, era quell'altro mio nonno Alfonso, che, con il quale ho vissuto più a lungo perché se n'è andato via quando io avevo 18 anni, che era quello che poi mi ha inculcato la passione per i cani, per i cavalli. Io, da bambino, mio padre mi veniva a prendere sotto. Il cavallo grande che mettevo le fasce, mio padre era preoccupato che questi cavalli mi potessero scalciare perché noi abbiamo sempre avuto un cavallo pony e uno da trotto che mio nonno guidava. Senti, io adesso siamo alla parte un pochettino più difficile perché dobbiamo parlare, nell'ultima parte di, questa, di questo nostro incontro, dell'altra tua grande passione. Eh, io non so quanto ti abbia fatto bene, quanto ti abbia danneggiato, non lo so, non lo so, la passione politica. ora tu non te ne sei accorto, no? Però consentimi un po' di autocelebrazione, sono riuscito a presentare al pubblico Antonio Gengaro che sorride, che sorride, cioè un'impresa straordinaria e soprattutto visto che sorridevi, e di un sorriso, devo dire, bello, no? senza essere equivocato: di un sorriso molto bello quando hai parlato dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, dei tuoi figli e di questa bella passione che hai per il cinema. Anto, la politica. Ma diventa rischioso. Signori, qua diventa rischioso, perché io già ti immagino che ti fai libido, però ti prego, ti prego, perché della politica, dopo aver ricordato che sei stato assessore al comune di Avellino, prima ancora consigliere comunale il più votato. Nella prima e nella seconda amministrazione di Nunno sei stato di fatto presidente del consiglio comunale, sei stato assessore, sei stato per un mese soltanto vice sindaco. Quindi te l'ho raccontata io la storiella, finisce qua. Invece vorrei che tu ci parlassi un poco in più dei tuoi rapporti privati con la persona, credo che dopo i tuoi genitori e i tuoi figli tu hai amato. Voluto bene di più. Tonino Di nonno guardi, c'è un, innanzitutto una cosa che riguarda la vita personale. Io con i miei amici, soprattutto i miei amici fondamentali, sono quelli del liceo, o delle, che abbiamo, o delle scuole, quelli con cui c'è cioè un mio amico Paolo Malanga col quale sono andato a scuola insieme dall'elementare fino al liceo. E, e, con i miei amici avevo la passione ho oh, la passione di passeggiare per il corso e quando ero adolescente, vedevo questo gruppo, questa marea poi, soprattutto in estate di persone che passeggiavano come noi fino a tarda sera e nella mia mente dicevo quando io avevo fra 20 anni, fra 30 anni, quando sarò più grande, io voglio conservare questa abitudine così come fanno questo gruppo. Io in quel gruppo non conoscevo Tonino Di Nunno, ne conoscevo altri, conoscevo Pino Romano, conoscevo l'ingegnere Fumo Conoscevo Gianni Frisetti e Tonino lo conoscevo solo diciamo, di nome. Tonino l'ho conosciuto di persona la sera in cui fu candidato. Eh, noi facemmo una riunione al partito. All'epoca eh, ero tra i dirigenti del movimento giovanile, ci fu, era il periodo della crisi. Tutti gli ex democristiani scappavano a destra con Berlusconi e quindi rimanemmo solo noi ragazzi sul Partito Popolare e quando si decise di candidare Di Nunno, eh, prima a fare il nome di Di Nunno, lei lo, tu ti ricorderai, fu Nardino Ventullo, certo. che era un funzionario del partito e che disse in questa condizione solo Donino può Simpaticissimo uomice, Nardino, eh, simpaticissimo. Eh, questa intuizione di Nardino fu accalappiata da Ciriaco De Mita, che poi chiamò Di Nunno e tra mille discussioni riuscì alla fine a convincerlo perché Tonino si convinse solo perché non voleva disertare in un momento di grande difficoltà. Tutti scappavano e lui disse di sì. E allora la sera e però che... ricordiamo, ricordiamo questo passaggio importante che eh, Tonino Di Runno, quando accettò dietro tante pressioni di fare il candidato a sindaco di Avellino ed essere poi eletto sindaco di Avellino, eh, eh, Tonino Di Nunno. Facevi il giornalista della RAI eh. eh, aveva, per... aveva un, un ruolo, molto, non molto solo, importante. ma in quel periodo Franco stava preparando una cosa, un servizio sullo sbarco degli americani nell'Italia meridionale a cui lui teneva tantissimo. E fu, ed Era uno dei motivi per cui era molto restio ad accettare eh, questa investitura. Tra l'altro lui poche ore prima aveva parlato con Angelo Romano. Pensando dicendo ad Angelo, tu secondo me un voto in più di Sorvino, perché dall'altro lato già si parlava di Stefano Sorvino, che tra l'altro è stata sempre una persona molto corretta con noi e con Tonino in particolar modo, e, e lui era convinto che Angelo ce la potesse fare. Quando poi diciamo, tutto saltò e c'era l'esigenza di fare l'alleanza a sinistra, perciò fu scelto Tonino di Nunno, lui alla fine si convinse. Quando lo, lo candidarono, io la notte stessa, era molto tardi, andai... All'angolo di Dinunno, diciamo, dove c'è pepere, lui stava là sotto, era anche una serata abbastanza fredda, come al solito con il suo atteggiamento. Lui teneva la coppola in testa, le mani nel, 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 nel giubbotto. Mi ricordo alla marinaia, quei giubbotti che portano i marinai, e stava lì sornione. E allora gli dissi, credo di aver detto, allora partiamo per questa avventura. E lui disse, eh, Colaria Sornione, dice vabbè speriamo che Dio ce la mandi buona. Dopodiché da quel giorno io credo di essere stato quasi tutti i giorni insieme a Tonino e se non siamo stati insieme ci siamo sentiti. Allora, ascolta, eh, tutti gli averinesi conoscono, è stata scritta e è stata raccontata tante volte la storia eh, politico-amministrativa di Tonino di Lunno e che poi è la storia politico-amministrativa anche tua Fino a quando sei stato con Di Nunno e poi hai continuato. Tutti la conosciamo, per cui io direi mettiamoci su una pietra, no? anche perché mh, forse non farebbe nemmeno piacere a Tonino eh, sentirsi raccontare ancora quella storia, anche per il modo molto molto penoso eh, in cui finì. Penoso per gli altri, non certamente per Tonino. Però questi pochi minuti no? tu ci devi raccontare attraverso. Le cose che hai potuto proprio toccare, con mano, palpare, assaporare, no? Chi era Tonino? Cioè, intanto era incazzoso come te. A aveva questa incazzatura facile, che poi è anche un po' la mia, devo dirti la verità. Oh, aveva questa incazzatura facile, ma chi era? Nell'animo, chi era? Ma Tonino, secondo me la più bella definizione di Tonino l'ha data il professore Saverio Festa, tra l'altro da qualche giorno... Fanno, fa un anno che, che se n'è andato via, lo dovevamo tra l'altro ricordare col centro d'orso Saverio, ma per il coronavirus no, eh, non verrà ricordato. Saverio ha detto che Tonino Di Nunno è stato l'ultimo sindaco di Avellino per vocazione, cioè lui... Perdonami se ti interrompo a proposito del professore Saverio Festa, bellissima persona, grande studioso di questa città. Già che il coronavirus proibisce gli assemblamenti, eccetera, hai la TV a disposizione per poterlo ricordare insieme a un altro ospite quando e come ritieni, eh, se ne sta occupando Ugo Santinelli con Nunzio Perfetto. Cignarella. Credo loro siano le persone più indicate. Ma tornando a Tonino, Tonino mm. aveva la vocazione, la passione. Aveva le conoscenze per poter amministrare la città, lui era stato, un po questo pure io, però meno. Innanzitutto, un grandissimo viaggiatore. È noto che nei dieci anni della serie A, lui partiva il venerdì, si è fatto tutte le trasferte dell'Avellino, ma abbinava la trasferta diciamo, a un'escursione di tipo culturale, quindi lui aveva visto altrove che cosa si faceva per migliorare la realtà. Era un protagonista di quella stagione dei sindaci, quando i sindaci delle grandi città erano Massimo Cacciari, Rutelli a Roma, Castellani a Torino, Bianco a Catania, Orlando a Palermo, Giacomo Mancini a Cosenza. Tonino, da Avellino, faceva parte di quella cerchia ristretta che si occupava non solo dell'amministrazione della città, ma anche del riordino legislativo. In funzione del futuro delle città, Antò, abbiamo due minuti. Devi essere bravo, devi essere bravo. Tratteggio, devi tratteggiare. Ecco, vorrei da te un tratteggio umano: di, di Nunno. Allora, Tonino, innanzitutto, era un galantuomo d'animo, era un signore. Aveva una conoscenza storica di tutte le dinamiche amministrative della città, perché le aveva seguite da giovane giornalista e poi da politico e aveva una capacità di ascolto di tutti, ma in particolar modo delle persone. Sul piano più interpersonale umili. era un generoso, un egoista. Era generosissimo, era. non c'è una nota spese del comune di Avellino a nome di Tonino Di Nunno, ha sempre pagato di tasca sua. Lui faceva il giornalista e guadagnava il triplo di quanto poi ha preso con le indennità da sindaco non ha mai utilizzato fino a che non è stato malato la macchina del comune perché camminava o a piedi o con la sua 205 era un uomo che ha svolto gratuitamente perché questa era la sua percezione della, della politica io credo che il personaggio politico che per qualche verso al quale Tonino più si avvicina è la Pira cioè lui ha svolto la funzione politica Praticando la carità è stato un uomo vicino agli ultimi, un grande visionario, un idealista micidiale che voleva che Avellino progredisse che Avellino ci fosse il meglio in tutte le, le cose che, che si facevano. Io ricordo solo la sua prima giunta, lui è stato rivoluzionario, è stato l'unico sindaco capace di fare la giunta prima del voto di ballottaggio, affidandosi a tutte competenze riconosciute. Un solo nome, Gabriele Meoli, vice-sindaco, un pozzo di scienza giuridica. Ho avuto modo di conoscerlo ed è ospite fisso nostro una volta al mese per parlare di grandi temi. Ti sei magnato tutto il tempo, hai 5 secondi, non più di tanto. Tonino, Gengaro, non di Nunno tu, allo specchio, eh? chi sei? Ma sono uno che e faccio un sorriso. Fondamentalmente dentro di me c'è questa passione per la politica è la cosa che più mi attrae per la mia città. Però sono anche consapevole che i tempi sono cambiati e che probabilmente è il momento che nuove leve eh, pensino al futuro della nostra provincia. Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere Antonio Gengaro, grazie per essere stato con noi. Credo di essere riuscito certamente a farlo sorridere un po', che è una gran bella cosa, ma soprattutto penso anche di aver collaborato, contribuito a restituirvi un profilo di Antonio Gengaro che non è sempre quello incazzato, ha un'anima, ha una bella anima, Grazie Antonio, grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata di Persone.